Ciao, sono Marco Pellegrini, titolare della Styx di Perugia. Volevo affrontare con voi oggi quell'argomento del microfonaggio della batteria. Domanda che mi viene posta da parecchie persone che entrano in effetti veramente in crisi quando si tratta specialmente della mole di lavoro che comporta il microfonaggio della batteria. E parlo appunto del montaggio del set, dei piatti, aste e tutto quello che concerne il set della batteria. In più magari abbiamo anche da montarci i nostri bei microfoni e quindi cavi, aste per microfono, piuttosto che l'Eclipse, insomma, una mole di lavoro veramente grande. Per eliminare tutto questo lavoro, con un set, diciamo, minimo di 4 pezzi, potremmo utilizzare la soluzione di un unico microfono. E sto parlando dell'HPG414 che ha la caratteristica di avere una doppia superficie di ripresa con due capsule incorporate. Quindi posizionandolo vicino alla pelle battente della cassa, al centro tra tom, rullante e timpano, riusciamo a riprendere sia la parte superiore della batteria, quindi compresi i piatti, che la parte inferiore che è appunto la cassa. In questo caso sto utilizzando un drum set della Yamaha modello Manuka C con cassa 16, tom 10 e timpanino da 13. Il rullante è un vecchio Sopraphonic della Ludwig anni 70. C'è anche da dire questo, che un set razionale come questo, quindi 4 pezzi, adattissimo a piccoli spazi, clubs, è molto, diciamo, si presta molto a questo genere di microfonaggio. Si potrebbe obiettare dicendo sì, va bene, però su piccoli spazi il microfono a cosa serve? Potrebbe servire se, per esempio, vi dovete registrare, oppure, che ne so, magari amalgamare il suono del drum set con gli altri strumenti e quindi fare in modo che il suono esca, diciamo, più omogeneo. Comunque è anche adatto su grandi spazi, quindi grandi palchi, se si utilizza appunto un quattro pezzi. Chiaro che se andiamo a prendere a montare più tom e più timpani, un solo microfono diventa insufficiente. Però per un quattro pezzi e la posizione del microfono esattamente come vi ho detto prima, al centro, in prossimità della pelle battente della cassa, sicuramente è un'ottima soluzione. Adesso vi faccio sentire il suono che esce fuori con questo sistema qui di ripresa.